Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Nei giochi della From Software tutto è difficile da comprendere, richiede sempre di unire i pezzi di un puzzle, ma alcuni enigmi sono veramente al limite dell'irrisolvibile, e questo è anche il bello del loro modo di raccontare una storia. Ugualmente i personaggi hanno sempre dei lati oscuri da nascondere, e spesso è complicato interpretare appieno il loro ruolo, ma in questo video vi parlerò di alcuni tra i più misteriosi in assoluto, dei quali si sa pochissimo e quasi tutto è difficile da ricostruire. Ne vedremo uno per la serie Dark Souls, uno per Bloodborne e uno per Elden Ring, e per ogni personaggio vi racconterò innanzitutto le cose che riusciamo a sapere con maggiore certezza, e poi parleremo anche di alcune delle principali teorie su di loro. Se siete pronti per un viaggio tra i personaggi più enigmatici di casa From, direi che possiamo andare. Per la serie dei Souls parliamo del nano furtivo. Come abbiamo visto all'inizio, compare fin dall'intro di Dark Souls 1 e è uno dei quattro Lord originali insieme a Gwyn, Nito e la strega di Izalith. Il nano furtivo ha trovato l'anima oscura che dà il titolo alla serie di giochi, quindi è sicuramente un personaggio fondamentale per la trama, allo stesso tempo non sappiamo quasi niente su di lui. Di sicuro dalla separazione in frammenti dell'anima oscura ha avuto origine l'umanità. Addirittura il suo aspetto, a differenza degli altri Lord, è quasi impossibile da vedere bene nel filmato di apertura. Ciò che si può vedere è che ha mani da essere umano e è calvo, fisicamente indistinguibile da un essere umano qualunque. Fino all'uscita del secondo e ultimo DLC di Dark Souls 3 si pensava addirittura che non avesse aiutato gli altri Lord nella guerra contro i draghi eterni, mentre con questo si è potuto ipotizzare diversamente. Infatti nella città d'Anelli c'è una statua di Gwyn che dà una corona a una forma di vita inchinata a lui che assomiglia a un umano. È stato ipotizzato che la persona che si inchina a Gwyn sia il nano furtivo, anche se non è certo, e potrebbe essere semplicemente un suo discendente. Infatti il ruolo del nano furtivo nella guerra contro i draghi eterni, o anche se abbia partecipato in prima persona, è sconosciuto, sebbene ci furono dei progenitori degli umani che combatterono al fianco delle forze di Gwyn durante la guerra, e questo suggerisce che fossero della razza del nano furtivo. A una stirpe di signori, che sono chiamati Pigmei, fu poi regalato da Gwyn un posto ai confini del mondo che sarebbe diventato la città d'Anelli e la sua figlia più giovane, Filianor. Se la statua nella città d'Anelli raffigura veramente il nano furtivo, significherebbe che era ancora vivo quando gli umani ricevettero in dono la città da Lord Gwyn, e in quel caso sarebbe stato il suo sovrano originale, rendendo molto probabile che il suo corpo sia collegato al mausoleo che sovrasta la città. Quello che è accaduto tra allora e il primo estinguersi della fiamma non è esattamente chiaro, e il destino finale del nano furtivo è incerto perché non è più presente nella storia dopo questi eventi menzionati, e come dice l'intro, la sua importanza è stata sottostimata e lui è stato troppo facilmente dimenticato. Il serpente primordiale Kat è colui che ci racconta più nel dettaglio il ruolo del nano furtivo, anche se non sappiamo se stia dicendo effettivamente la verità. Truth. I shall share, without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls, but your progenitor found a fourth, unique soul, the Dark Soul. Your ancestor claimed the Dark Soul and waited for fire to subside, and soon the flames did fade.
and only dark remained. Thus began the age of men, the age of dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his age of fire and in dire fear of humans and the Dark Lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frampt, lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature, and become the fourth Lord, so that you may usher in an age of dark. Secondo Kath, quindi, il nano furtivo avrebbe previsto l'era dell'oscurità, che sarebbe inevitabile alla fine dell'era del fuoco, e avrebbe atteso che avesse inizio. Temendo l'oscurità, invece, Gwyn si sarebbe sacrificato per riaccendere la fiamma e rimandare con la forza la fine dell'era del fuoco. Il compito di dare inizio all'era dell'oscurità spetterebbe al prescelto non morto, che è il protagonista del gioco, un discendente del nano. Il segno oscuro invece sarebbe la maledizione di Gwyn sull'umanità per tentare di tenerne a freno il potere che avrebbe condotto all'era dell'oscurità. Nel tempo si sono susseguite diverse teorie su chi possa essere il nano furtivo e se sia possibile incontrarlo direttamente nella serie di giochi Dark Souls. La prima teoria e la più famosa è che fosse Manus, padre dell'abisso, boss del DLC di Artorias. L'abisso in effetti è collegato all'anima oscura e in più lui è descritto come l'uomo primordiale, infatti anche il suo nome potrebbe derivare da Mannus, il padre dell'umanità nel folklore germanico. In più, visto che nel gioco si combattono gli altri tre lord, avrebbe senso che il quarto fosse stato inserito nel DLC, anche se pare fosse solo un sacerdote della città d'anelli e semplicemente discendente del nano furtivo e non il nano furtivo stesso. Una seconda teoria è che il nano furtivo sia Velka, la dea del peccato, e la riporto solo perché è molto famosa online, ma è anche molto contestata, perché per esempio Velka non è facilmente dimenticata come il nano furtivo. La terza teoria è che il nano furtivo sia Ludlet, oppure uno dei pigmei che si trovano nella città d'anelli. Ludlet in giapponese viene definito piccola persona e è il termine tradotto come pigmeo o nano, riferito anche al nano furtivo, che in giapponese è chiamato piccola persona che nessuno conosce. Nonostante questo, Ludlet ha vincolato la fiamma, un'azione opposta a quella che Kat attribuirebbe al nano furtivo, come abbiamo visto prima. Gli altri pigmei della città d'anelli invece sembrano sì discendenti del nano furtivo ingannati da Gwyn, ma non direttamente il nano furtivo stesso. La mia idea è che nei giochi il nano furtivo non compaia più, ma forse sia morto, lasciando in eredità all'umanità il compito di inaugurare l'era dell'oscurità, come appunto dice Kat. In una famosa intervista, Hidetaka Miyazaki ha confermato che lui è qualcosa di simile a un antenato dell'umanità, anche se Miyazaki stesso sembrava incerto su chi fosse effettivamente il nano furtivo. Questo può suggerire che il nome indicasse appunto un concetto vago per spiegare le origini dell'umanità e non un personaggio da sviluppare ulteriormente. Poi c'è la teoria che il nano furtivo sia Patches, che in effetti è calvo e agisce molto furtivamente. Qualcuno la prende seriamente e se davvero fosse così, tanto di cappello a From Software. Però come sempre fatemi sapere anche le vostre teorie nei commenti, sono sicuro che ce ne saranno di interessantissime. In Bloodborne, fino a quando il giocatore non arriva dal primo boss, Padre Gascoigne, la storia sembra semplicemente svolgersi in una cupa ambientazione gotica. Il giocatore sta combattendo lupi mannari e cittadini ubriachi di sangue di Yharnam, finché il nome dell'arena di Gascoigne, la tomba di Edonn, ci dà un assaggio di uno scenario che va ben oltre. Infatti è la prima menzione di uno degli elementi lovecraftiani di Bloodborne.
E proprio di Eudon vi parlerò come personaggio misterioso di Bloodborne, uno dei grandi esseri che stanno oltre i confini del razionale e dell'umano. A differenza però della maggior parte degli altri grandi esseri, Eudon viene per lo più menzionato e non si capisce se lo incontriamo durante il gioco, proprio come per il nano furtivo. Le pochissime informazioni che abbiamo su di lui derivano da due rune di Curl. Curl era in grado di trascrivere i sussurri disumani dei grandi esseri in rune disegnate che ne catturavano l'essenza e il significato, e queste rune poi potevano essere incise nella mente delle persone, quindi le informazioni che contengono sono state presumibilmente rivelate dai grandi esseri stessi. Le due rune collegate a Eudon sono Eudon l'informe e Contorsione di Eudon. Da queste sappiamo che Eudon non esiste in forma fisica ma come pura voce, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che è riuscito ad ascendere e a raggiungere piani esistenziali che vanno oltre anche quelli degli altri grandi esseri, in una dimensione che è al di là anche di sogni e incubi. Entrambe le rune ci dicono poi l'importanza del sangue, che è centrale in tutto Bloodborne anche in collegamento a Eudon. Che sia umano o meno, il sangue che fluisce è un medium potente, l'essenza di Eudon, il grande essere informe. Forse è per questo che sia Eudon, sia i suoi ignari seguaci cercano di nascosto il prezioso sangue. A lui è dedicata una cappella a Cathedral Ward, chiamata appunto Cappella di Eudon, e la tomba che abbiamo nominato. Il fatto che abbia una tomba ha mandato in confusione molti, perché ci aspetteremmo la tomba per una persona che ha un corpo fisico. In realtà il nome giapponese può essere tradotto meglio come Catacombe di Eudon e sembra più un santuario inteso sul modello delle religioni orientali come lo shintoismo piuttosto che una tomba. Anche se nulla toglie che lui si sia liberato dal suo corpo e questo sia nascosto da qualche parte. Per ricostruire un po' il suo ruolo possiamo aggiungere che pare la sua presenza si concentri intorno alla cappella a lui dedicata. Infatti le rune Eudon l'informe si ottengono dal samaritano di Eudon e dalla figlia di Gascoigne che stanno proprio lì vicino, come se la voce del grande essere si fosse appunto incisa nelle loro menti. Il samaritano chiede di riunire alla cappella le persone perché probabilmente Eudon è alla ricerca di una madre per i suoi figli e questa madre deve avere il sangue adatto allo scopo. Infatti il vero scopo di Eudon sembra quello di concepire figli come tutti i grandi esseri. Ma mentre i grandi esseri sembrano in difficoltà a rimpiazzare la propria progenie, Eudon sembra in grado di concepire dei figli con umani e riesce a mettere incinte diverse donne. Possiamo così intuire che Eudon è forse all'origine degli eventi che mettono in moto l'intera storia di Bloodborne, infatti avrebbe generato con la regina ptumeriana Yharnam Mergo. Mergo è come lui senza forma e sentiamo solo il suo pianto. Però Eudon desidera altri discendenti, per questo motivo cerca di concepire un figlio con Arianna e con l'impostore che si spaccia per Josefka. Uccidere entrambe durante la gravidanza o Arianna dopo il parto garantirà al cacciatore un terzo di cordone ombelicale, gli oggetti che sono necessari per affrontare alla fine la presenza della luna. Anche per questo la teoria che è stata per più tempo in voga è che Eudon stesso sia la presenza della luna. A far sorgere altri sospetti in merito è stato anche un concept design ufficiale della presenza della luna accompagnato dalla descrizione presente nelle rune di Eudon che abbiamo già visto prima. Non si può negare che questo possa essere un indizio, seppure abbastanza vago. Infatti si è scoperto tramite il data mining che la presenza viene anche appellata come Flora, che forse è il suo nome proprio, e questo smentirebbe del tutto che sia Eudon, per quanto possa rimanere collegata a lui. Per scoprire qualcosa in più su questo misteriosissimo Eudon, in tanti hanno fatto anche teorie sull'etimologia del suo nome. Eudon potrebbe derivare da Oedipus, nome latino di Edipo. Questo avrebbe senso perché, come tutti sapete, nel mito Edipo è destinato a uccidere suo padre e senza saperlo effettivamente lo uccide. Il tema del genitore e del figlio, come abbiamo visto, è importantissimo per i grandi esseri. In più Edipo si acceca da solo proprio dopo aver scoperto di essere responsabile della morte del padre. Alcuni seguaci di Eudon vengono spinti a mutilarsi dopo aver appreso terribili verità. Un'altra soluzione più semplice è che Eudon sia un anagramma della parola Odeon, che indica un edificio destinato alla voce e alla musica, poiché Eudon esiste solo nella voce. Un'ulteriore ipotesi è che derivi dal nome Odino.
Odino è il padre e capo degli dei della mitologia norrena, come Odin potrebbe risultare il capo tra i grandi esseri. In più Odino è il creatore delle rune, abbiamo detto prima come le rune di Curl siano collegate ai grandi esseri. In realtà, indagando sul nome originale giapponese, ho scoperto che è semplicemente Odon e non Odon con la E, e Odon viene dato comunemente come la resa in giapponese del nome Oddone o Ottone. Come qualcuno sa se ha visto un altro mio video dedicato a Bloodborne, tramite una teoria del creator Chad Thermos si può ipotizzare un'interpretazione medica per tanti aspetti di Bloodborne. E guarda caso esiste un dispositivo medico chiamato proprio Odon Device, dal nome del meccanico argentino Jorge Odon che l'ha inventato. E questo oggetto serve proprio per aiutare le donne durante un parto difficoltoso. Casuale che il grande essere Odon sia proprio collegatissimo al parto, io non credo, dunque il suo vero nome sarebbe Odon e non Odon, come è stato reso nelle lingue occidentali. Infine, per dirvi se lo incontriamo nel gioco, secondo me no, e anche questa non è una pura impressione personale, ma è basata sulla fonte di ispirazione più evidente per Odon. E la fonte è il racconto L'orrore di Danish di Howard Phillips Lovecraft. Anche qui una donna umana rimane incinta tramite un oscuro rituale dell'entità Yog-Sothoth e partorisce la sua mostruosa progenie, anche questa invisibile. Nonostante a volte Yog-Sothoth sia descritto con una forma materiale, più spesso la sua natura è totalmente trascendente e credo che From Software abbia voluto lasciare Odin invisibile e totalmente altro rispetto ai vari grandi esseri che invece possiamo incontrare. Arriviamo a Elden Ring e in realtà anche qui ci sarebbero un bel po' di esseri superiori appartenenti a altri piani dimensionali in pieno stile Lovecraftiano, ovvero gli dei esterni. Probabilmente non vedremo o incontreremo mai neanche molti di questi, ma non è a loro che voglio dedicare lo spazio destinato al personaggio più misterioso di Elden Ring, anche perché a questo punto effettivamente riprendono un po' per certi aspetti lo schema già visto per Odin. In realtà come personaggio più misterioso di Elden Ring voglio nominare la regina dall'occhio tetro. Per il momento non pare che abbiamo incontrato neppure lei nel gioco e conosciamo solo una manciata di informazioni sicure. Si dice che fosse un empirea scelta dalle dita, dunque qualcuno che volendo poteva diventare la nuova divinità dell'interregno. È la creatrice degli apostoli Sacriderma, delle forme di vita artificiali per cui è una sorta quindi di madre, li accompagna dalla nascita fino a guidarli come suoi fedelissimi. La spada sacra a lei è lo spadone dei Shida e chiaramente l'obiettivo della regina e dei suoi apostoli è quello di uccidere gli dei tramite la runa della morte. Sappiamo anche che è stata sconfitta da Maliketh, l'ombra della regina Marika l'Eterna, e questo suggerisce ancora di più un collegamento tra lei e la Runa della Morte, visto che la Runa della Morte è stata sigillata da Maliketh. Anche in questo caso ha dato molti problemi il suo nome, infatti è adattato in modi molto vari nelle diverse lingue, per esempio in inglese addirittura in due modi diversi, Gloomhide Queen e Duskhide Queen. Il nome in originale giapponese vuol dire letteralmente regina dall'occhio crepuscolare e questo fa pensare che possa essere collegata al personaggio di Melina. Melina tiene chiuso per tutto il gioco l'occhio sinistro, ma dopo uno dei finali mostra di averli entrambi aperti, il destro vacuo come fosse cieco e il sinistro color blu notte. Forse nel DLC che uscirà scopriremo qualcosa in più su di lei, per il momento la mia opinione è proprio che la regina dall'occhio tetro sia collegata al personaggio di Melina. Ma se volete conoscere più nel dettaglio come sono arrivato a questo parere e anche i collegamenti tra Melina e Ranni la strega, guardate quest'altro video qua in fondo in cui ne parlo. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale se questo vi è piaciuto e magari di consigliarlo anche ad amici appassionati ai giochi From. Vi aspetto nei commenti con vostre aggiunte e teorie. Ciao!